Papà, posso chiederti una cosa? Dimmi, Tu mi hai Chicco. insegnato tante, tante cose, ma non mi hai mai insegnato come posso diventare un campione come te. Vieni qua, Chicco, mo te spiego tutto. Grazie, papà. Vieni, andiamo di là. Adesso te faccio vedere un po' de cose. Tuo papà lo vedi bello e forte, ma non è stato sempre così. Papà, ma chi è quel mostro? E so io da giovane. Ma che avevi fatto ai denti? Avevi provato a mozzicare un marciapiede? Eh sì, ero abbastanza brutto. Ero così brutto che quando sono nato l'ostetrica cercava di rispignermi dentro. Però poi le cose sono cambiate e sono diventato così. Tiè, guarda che fregno. E come hai fatto? E mo te lo spiego. Regola 1, l'alimentazione. Allora, la frutta e la verdura sono importanti, sì, bla bla bla, eccetera, eccetera. Però la cosa importante è che almeno una volta a settimana te mangi un panino ca porchetta. E a riccia lo fanno proprio buono, che te dico proprio ferma, te scendi da macchina, metti le quattro frecce e poi fai una giravolta, falla un'altra volta, guarda su, guarda giù e dai un bacio a chi vuoi tu. E dove si trova Riccia, papà? È al confine tra Barcellona e Roma. Ho capito. Passiamo alla seconda regola. Quando ero giovane c'avevo qualche problema pure col peso. Non facevo molto sport, facevo solo sollevamento dei joystick. E oltre allo sport, mi ha aiutato a dimagrire un nuovo metodo di evacuazione. Che intendi per evacuazione? Detto in parole poverissime, quando uno va a cagà. Questa è la cagata alla Cristiano Ronaldo. Sì. E ti assicuro che te escono dei cagate che Jurassic Park levate proprio. E in questa maniera so dimagrito. E invece per la brutta faccia come hai fatto? Quello è stato un problema. C'avevo un brufolo così grosso che sembrava ci avessi due nasi. Col sapone giusto e delle creme adatte so spariti. Invece per i denti ho dovuto portare un apparecchio gigante che sembrava una ferrovia. Ogni tanto si sentiva Colosseo, uscita al lato sinistro. E invece come hai fatto a diventare forte a calcio? Bravo, bella domanda. I vedi questi? Questi non servono a caso. Sono fighe, per carità, però non è la scarpa che te farà diventare forte a calcio. Questa è la scarpa perfetta, perché ricordate, un calciatore è forte con qualsiasi scarpa, anzi pure a piedi nudi. Papà, ho mangiato il panino con la porchetta, busta! O vedi che inizia a diventare forte? E ricordate sempre che un calciatore come me è forte a qualsiasi sport. Tiè, guarda come vado, e chi mi ferma? Guarda come volo, e chi mi ferma? A parte i scherzi, Chicco, non esiste una formula magica. L'importante è credere sempre in se stessi, impegnarsi sempre e soprattutto essere umili. E tu sei umile, papà? E certo che sono umile, sono il calciatore più forte del mondo. Belli Chicchi, il 4 marzo ci sarà la Championship, un torneo di calcio a 5, under 16 di un'unica giornata. Raduna i tuoi amici e forma la tua squadra e vieni a vincere la Championship. Per maggiori informazioni compila il form in descrizione. Verrai ricontattato il prima possibile da un responsabile. Sbrigatevi però, le iscrizioni chiudono al raggiungimento delle 20 squadre. Se vediamo il 4 marzo, belli Chicchi!